Buongiorno a tutti, siamo con Americo Pilatti, che è presidente Federalberghi Liguria e proprietario dell'hotel Metropol di Diano Marina. Buongiorno Pilatti. Buongiorno a lei. Allora, è iniziata la stagione, mi può gentilmente dire quelle che sono le caratteristiche sia positive che negative rispetto agli altri anni? Sì, volentieri. Anche se stamattina sono molto nervoso per delle problematiche che poi accennerò. E, diciamo, abbiamo aperto quasi tutti a maggio. Io personalmente all'Eden Park il 20 e al Metropol il 28. Avevamo tante aspettative su giugno, sul 2 giugno, sul ponte, ma purtroppo avevamo forse sbagliato, un po' troppo ottimisti. E il 2 giugno era mercoledì e quindi la gente lunedì e martedì doveva prendersi 2 giorni di ferie, probabilmente non l'ha fatto. Quindi i 2 weekend prima andati bene, il sabato, questo weekend un po' meno, il weekend dopo, il 9, non troppo bene, sempre anche per le previsioni del tempo e il tempo non benigno. Invece è stato ottimo sabato scorso. E giugno così, pensavo meglio con gli italiani, invece probabilmente le famiglie non possono più come una volta permettersi fare le vacanze a giugno con i bambini, la mamma, poi ritornare magari a rifarle ad agosto. Cioè, forse è una scelta, o faccio giugno o faccio agosto, quindi non è più un giugno come se. Per fortuna tanti stranieri, svizzeri soprattutto, tedeschi, pochissimi francesi per ora. Luglio andiamo molto bene con le prenotazioni, siamo oltre il 50% dell'occupazione, quindi direi in tempo di last minute sta andando bene, ad agosto altrettanto bene. E settembre sta cominciando e quindi speriamo in un settembre buono e in un ottobre anche altrettanto. Quindi sarà un'estate, immagino, se il diavolo non ci mette lo zampino e autostrade, accessibilità al territorio permettendo e distanziamento per le spiagge, che poi mi permetterò di spiegare, dovremo superare sicuramente di 1 milione di presenze dell'anno scorso, cioè 8 milioni l'anno scorso, 9 milioni quest'anno. Ecco, per quanto riguarda, lei ha accennato autostrade, noi effettivamente, lo dico in prima persona, abbiamo trovato dei grossi disagi questa mattina nella zona di Celle Ligure e Albissola, dove siamo dovuti uscire dall'autostrada per entrare poi a Savona, perdendo circa un'ora e mezzo di viaggio. Ecco, quanto può incidere negativamente sulla volontà del turista, del vacanziere di venire in vacanza qui in Liguria? Nel ponente soprattutto ligure. A inizio intervista avevo detto che sono nervoso, quindi nervoso, preoccupato per questo, per questa accessibilità al territorio che è trentennale, atavica, però non ci aspettavamo quello che è successo ieri, no? Che un cliente, no, è partito. Invece che partire domenica, ha preferito perdere un giorno per non far la coda, è partito da Diano alle 4 e è arrivato a Milano alle 9:30. Quindi arrabbiatissimo. Quindi i soloni delle autostrade che chiudono sabato e domenica non sanno che al giorno d'oggi il cliente conosce la situazione ligure e quindi preferisce anche partire altri giorni. Quindi non è solo il sabato e la domenica, è del weekend, ma a noi interessano anche i clienti che fanno più di giorni. Quindi stamattina ho sentito un cliente che doveva arrivare presto, non è ancora arrivato adesso. Certo. Quindi è una catastrofe. Mi dispiace perché il governatore Toti, che ha fatto tanto per la Liguria in questo periodo, no, aveva promesso assieme all'assessore Berrino che a primi di giugno, 10 di giugno, avrebbero chiuso, no, prima il weekend e poi i lavori. Invece è dimostrato che non l'hanno fatto. Quindi bisogna prendere
in mano la situazione e permetterci di lavorare. Certo. No. Permetterci di lavorare. Secondo problema, no. In spiaggia siamo già al completo in Liguria, quindi luglio e agosto, no, i bagni marini non prendono più prenotazioni degli alberghi perché hanno il completo, forse preferiscono darlo agli appartamenti, i soliti clienti ventennali forse, però no, succede che il cliente prenota, no, e poi quando chiede di trovargli anche la spiaggia, i posti non riescono a trovarlo e disdettano. Per esempio stamattina un albergo qua vicino, non faccio nomi, su 10 prenotazioni, 4 prenotazioni ad agosto sono state annullate perché non hanno trovato posto. Il ministro Garavaglia, quando è venuto qua in Liguria, l'ho incontrato, lo conoscevo, era un mio cliente d'albergo, veniva di anno con la famiglia e mi aveva promesso che avrebbe tentato di spostare dai 10 metri ai 9, forse anche agli 8 metri il distanziamento, perché le faccio un esempio. Al ristorante, al bar, 10 persone su un tavolo, 3 metri quadrati di spazio, in spiaggia, 40 gradi all'ombra, sotto l'ombrellone, no? 2 persone devono avere 10 metri quadrati. La nostra Liguria non è fatta di spiagge come l'Adriatico o altre regioni. Noi abbiamo spiagge dimensioni più piccole. Quindi abbiamo bisogno che il distanziamento sia inferiore, altrimenti il cliente non prenota e quindi i nostri sogni muoiono all'alba. Certo. Ecco, per quanto riguarda invece il rapporto con il ministro Garavaglia, lei 15 giorni fa ha avuto un incontro diretto e sicuramente avrete disquisito di varie tematiche. Certo. Come le è sembrato? Grande. Grande. Ecco, le promesse... No, ma è grande perché è una persona istruita, disponibile, che ha già fatto un grande passo, quello di portare il turismo col portafoglio, quindi ha contribuito a idee giovani, nuove, no? Su questo passaggio dove lui si sta impegnando da morire, probabilmente non riesce a far capire all'altro ministro Speranza questa situazione. Quindi i bonus, a noi adesso arriverà un bonus di 13.000 euro, ma se non posso prendere 2 camere ad agosto, altro che 13.000, certo, me ne frega niente. Certo. Quindi io chiedo al ministro Speranza di poter lavorare e darci la possibilità degli spazi e guadagnare magari quei 1.000-2.000 ombrelloni a Diano Marina e così via, in modo che i balneari ce li tengano per gli albergatori. Ecco, voi che sostanzialmente vivete soprattutto anche di mezze stagionalità, perché di solito prima della pandemia aprivate molto prima, arrivavano i turisti, diciamo, francesi per soggiornare, certo, no? Magari certo, persone più anziane che venivano. Pullman, stranieri. Esatto. E quest'anno sono mancati. Sì. Avete fatto la richiesta di poter prolungare la stagione turistica anche con le aperture magari posticipate delle scuole, ecco. Non c'è bisogno perché noi abbiamo licenze annuali o stagionali, quindi stagionale ha più di 9 mesi di lavoro, quindi certo, può tenere per aperto. Cui diciamo per c'è cui la possibilità il problema non c'è. Noi per esempio a Diano Marina e anche un po' in giro per la Liguria abbiamo fatto molto sull'outdoor, ho fatto sulle piste per bike, sì, sui sentieri, sì, abbiamo dei cartelli, cioè abbiamo impiegato molti soldi della tassa di soggiorno per pulire tutti i sentieri della zona. Certo, certo. Quindi noi siamo pronti. Benissimo. Siamo pronti a fare la destagionalizzare. Siamo dei professionisti, certo, quindi non c'è bisogno. Quindi, però chiedo, ne approfitto, i commercianti, tenete aperto il negozio la sera. Perché il cliente di giorno va in bicicletta o va in spiaggia e la sera vuol passeggiare, perché il turismo è fatto di albergo, di spiaggia e di negozio, di shopping. Se manca uno di queste tre componenti non è turismo, certo, eppure negozi chiusi e riapriranno a breve.
Benissimo. Per chiudere, diamo un messaggio positivo e invogliamo un po' i turisti, certo, a venire in questa splendida località. Certo. Allora, vi accogliamo a braccia aperte, come abbiamo sempre fatto. In albergo c'è grande professionalità, siamo migliorati tantissimo con la cucina. Abbiamo capito che la cucina è parte integrante del turismo e quindi facciamo dei menù molto buoni, no? Abbiamo dei buoni vini, del buon servizio, delle belle piscine, delle belle spiagge. Quindi professionalità nelle camere, pulizia, Covid, non ci sono problemi, mascherine, venite tranquilli. Chiaramente vi chiediamo, finché questa problematica dell'autostrada non sarà risolta, vi chiediamo di avere un po' di pazienza, magari un'ora in più, ma la Liguria è bella e probabilmente merita questo sacrificio. Benissimo, io la ringrazio Pilati e le auguro una buona stagione. Grazie. E ci rivediamo magari a fine stagione per vedere come è andata. Tutti i dati e snocciolare. Ho centrato il ragionamento dei 9 milioni di presenze. Perfetto. Invece che 8. Benissimo. Speriamo in 9. In bocca al lupo. Purché ci permettano di lavorare. In bocca al lupo, grazie. Grazie.